Un caro saluto a tutte le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Napoli, di tutte le nostre società partecipate, tutte, nessuna esclusa. Nel chiedere a ognuno di voi la massima compattezza in questo momento così difficile per il nostro paese e quindi anche per la nostra città. L'emergenza coronavirus ha sconvolto anche il modo di lavorare di ognuno di noi, l'agenda delle priorità. È necessario, come dire, svolgere con la maggiore tranquillità e consapevolezza possibile, pur in un clima di preoccupazione, le nostre funzioni, perché i cittadini ci guardano come punto di riferimento e non ci possiamo sottrarre alle nostre funzioni per il bene comune e per l'interesse pubblico. Quindi rimanere coesi, compatti, per quanto è possibile favoriremo il lavoro agile, quindi da casa, con una delibera molto innovativa che abbiamo approvato nella giornata di ieri. È fondamentale anche lavorare in un clima di armonia ed è per questo che ho chiesto a tutti più collegialità, più condivisione, più unione ed è anche per questo che chiedo ad ognuno di voi la massima collaborazione anche al nuovo direttore generale, che è la dottoressa Patrizia Magnoni, che già svolge le funzioni di segretario generale, e al nuovo capo di gabinetto Ernesto Pollice, che sono a vostra disposizione con tanta competenza, professionalità e passione. Quindi supereremo anche questo momento difficile. Io sto qui, come sempre, al lavoro, cercando di fare il meglio, ascoltando tutti, prendendo le decisioni e provando a essere un punto di riferimento non solo per voi, ma per l'intera città. Uniti possiamo affrontare al meglio anche questo momento così difficile. Grazie, buona giornata e buon lavoro.